Le sghede, leccami il cazzo. Vi rivelo una cosa incredibile, ragazzi. A parte, ora, ci godiamo questa puntata di Creators, però sappiate che i Pantellas hanno fatto un video che fa ridere, ma non poco, fa veramente ridere. Io lo conosco. Esiste. Esiste, amici. Esiste. Non sto scherzando. No, non l'hanno copiato. È tutto originale. Dopo ve lo faccio vedere. Fare Ogni vostra convinzione verrà spazzata via. Allora, non so come è invecchiato il video. Madonna, guarda quanti titoli di coda. Non so come è invecchiato il video. E soprattutto faceva la parodia a un tema che adesso è un po' in disarmo. Però, ai tempi faceva ridere. Vediamo. La parodia di Francesco Sole. Io non so se vi ricordate i video di Francesco Sole. Penso di sì. Vediamo. A me ai tempi faceva ridere. Ok, magari faccio vedere un video di Francesco Sole prima. Nel caso non sappiate niente di Francesco Io adoro Sole. WhatsApp. Era questo ragazzetto veloce che approfittava dei temi, dei giovani, così, mischiandoli alle poesiole, belle, così, strappalacrime, cringe, melassose, inutili. E ci faceva dei video. Io adoro WhatsApp. Io Io adoro adoro WhatsApp. WhatsApp. Io adoro WhatsApp. E poi ovviamente le dinamiche, no? Che non ti visualizza, ci stai Io male. adoro WhatsApp. Cazzata! Allora, io credo che WhatsApp sia davvero utilissimo. E oltre al fatto che ci permette di mandare messaggi gratis, ci dà anche la possibilità di mandare foto, video, audio e anche le posizioni. Meglio, quelle non è che siano proprio precise precise, però diciamo finché non ce le fanno pagare ogni volta che le inviamo. E tutto questo obiettivamente è una gran figata. Certo, lo sarebbe ancora di più se le persone ci rispondessero subito dopo aver Eccoci. visualizzato. Se le persone non scrivessero sui gruppi ogni piccola cazzata che le passa per la testa, lasciandoci 200.000 notifiche, tra le quali magari ci aspettavamo un messaggio importante, che però non troviamo. Troviamo solo. Le dinamiche di WhatsApp. Tra l'altro non è cambiato quasi niente nella carriera di Francesco Sole, solo che è un po' più cupo, è maturato e quindi è più dark, un pochino più malinconico, disilluso, amaro. Però, meno male, sempre la stessa roba. Foto del cazzo che ci vengono automaticamente salvate nella galleria del cellulare. Ma soprattutto WhatsApp sarebbe molto molto più figo se le persone che ci danno la buonanotte non rimanessero online dopo averci scritto la buonanotte. Grazie, O Chuck, almeno se fosse benvenuto. possibile che nello stato della chat ci venisse scritto sta parlando con. Così almeno ci metteremo l'anima in pace. Vabbè, ecco come sono le mie giornate da quando ho WhatsApp. In breve. Mi sveglio. Mi arriva un messaggio su WhatsApp, lo apro. Cerco di rispondere tenendo Non ho mai capito la dubstep, però un occhio ok. aperto e un occhio Però ai chiuso. tempi andava. Ma mi viene sonno e mi addormento. Dopo qualche ora mi risveglio. Poi belli i cosi alla Natale in India, cioè rewind. Faccio colazione mentre scrivo su WhatsApp. Vado in bagno mentre scrivo su WhatsApp. Mi piscio i pantaloni mentre scrivo su WhatsApp. Si sta un culo, prende le distanze. Cerco di Filtra. scrivere alla ragazza che mi piace su WhatsApp. Ma quest'audio improvvisamente bruttissimo. Scrivo, cancello, scrivo, cancello, scrivo, cancello, scrivo, cancello. Mi accorgo che non effettuo l'accesso da quasi un'ora. La chiamo. Le chiedo di prenderci un caffè insieme. Ti volevo chiedere perché non andiamo a prendere un caffè? Lei Qui invece non si sente mi dice niente. sì. Le No, ti raggiungo lì. metto giù e corro a prepararmi. Apro l'armadio per vedere se c'è qualcosa. E in questi momenti vorrei essere più ordinato. Mi metto una canotta, mi provo una maglietta, un maglione a collo alto, una polo, una t-shirt del cazzo con un cappellino suede, una maglietta senza maniche con un cappello da marinaio. Magari può fare artista. No, non può fare artista. Mi provo a pettinare. Provo una pettinata classica, una da Hugh Grant, una da emo e una da scemo. Ma appena trovo una pettinatura decente, mi accorgo che non mi ero fatto la doccia. Corro sotto la doccia. Entro nella doccia. Ragazzi, è veramente tremendo questo video. Grazie a Ciccio Benzina, Lerizzatano, Cassanelli e Urla. Vi prego, fan, scopatemi tutte prima possibile. Mi arriva un messaggio su WhatsApp ed esco dalla doccia. Mi ha mandato un messaggio la ragazza con cui devo uscire. Apro la chat. Vedo che sta digitando, così aspetto. Continuo a digitare. Ho paura che non voglia più uscire. Lei digita. Digita. Ho paura che mi scriva di voler uscire in amicizia perché lei comunque è già fidanzata. Lei digita. Ho paura che mi scriva di aver sempre sognato un amico gay e che finalmente poteva uscire. Lei continua a digitare. Finalmente mi risponde. Voleva dirmi che arriva 5 minuti in ritardo. Poteva digitare meno. Arrivo da lei, la saluto. Ci sediamo. Mi parla Sei bella, gli ha detto, come della prima. sua famiglia. Ho un cane. Mi parla dei suoi sogni. Vado a danza. Mi parla dei suoi studi. Vado a scuola. Sono innamorato.
Bella gel. Questo video ha 2,5 milioni, generò un fenomeno allucinante, ragazzi. La luna brilla. Io c'ero. Selvaggia non mentre lei continua a parlare, mi arriva un messaggio su WhatsApp. 2, 3, 4, 5, 6 messaggi su WhatsApp. Grazie a tutto Shimano. Apro la chat. È un amico che mi ha mandato 6 messaggi inutili. Molto probabilmente non aveva un cazzo da Vabbè, comunque uscì sta parodia dopo un po' di tempo. Ed era incredibile, secondo me. Era fatta benissimo. Io non so come mai vennero fuori con questa parodia talmente perfetta, puntuale, su tutto, che fece ridere. Vabbè. Io non copio Fabio Volo. Io non copio link di Facebook. Anch'io non copio link di Facebook. Io non parlo solo di amore. Io non cito in continuazione WhatsApp. Cazzata. E ora dubstep a caso. In breve. Stop. Fa ancora ridere. In breve. Stop. Gabri, per favore, non si capisce un cazzo. Ma a me piace parlare alla velocità della luce, tipo come sono. Non si capisce un cazzo. Fanculo. In breve. Mi sveglio alle 7, bevo una Coca-Cola, mi accendo una sigaretta perché sono figo mentre fumo e si chiudo gli occhi. Poi indosso le ciabatte e le Fonseca. Prendo in mano live. Ah già, perché si diceva che erano piani di sponsor non dichiarati, video di Francesco Sole. Poi ne vado su Facebook. Tutte le persone normali appena entrano in home vedono foto di ciccioni e cesse paurose, ma io vedo solo fighe della Madonna. Bevo una Coca-Cola. Ed è senza zuccheri aggiunti. Scrivo la prima figa che vedo, le chiedo di andare a bere una Coca-Cola. Lei mi dice sì, mi piace la Coca-Cola. Corro a prepararmi. Ma prima... Poi ragazzi, non so se avete sentito prima, però Francesco Sole, e lui lo chiama Gabri perché era un nick, no? Tutti dicevano no, Francesco Sole, Francesco Sole, e la gente scoprì che era tutto un personaggio costruito, cioè si scoprì, si diceva, dico sempre così perché ho parlato degli avvocati. E allora lui, loro hanno messo questa roba qui, Gabri, è bellissima secondo me. Mi accendo una sigaretta perché sono figo mentre fumo e socchiudo gli occhi. Arrivo davanti all'armadio e invece che vestirmi mostro le addominali in camera. Rosicate. Così le mando un messaggio su WhatsApp, le visualizza ma non risponde. Ed è proprio in quei momenti che ti senti solo e con un cazzo di annaffiatoio addosso. In attesa di una risposta, sento bisogno di bermi una Coca-Cola e di scrivere un post-it da pubblicare sulla mia pagina. Pubblicando sempre frasi originali e variegate, credo che questa volta scriverò che mi arrabbio molto quando visualizzano su WhatsApp e non rispondono. Ma poi arriva il mio amico a casa che mi dice: basta questo cazzo di WhatsApp, puoi cambiare contenuti? Penso che ha ragione, così vengo colto da un lampo di genio e scrivo una frase mai sentita e totalmente inedita. Ricorda, chi trova un amico trova un tesoro. Sono un fottuto poeta. Ora mi serve uno sfondo artistico e attinente la frase. Così metto una banana e delle mutande color carne di mia madre. Metto un cerotto sul dito, vi chiederete perché. Sì, me lo chiedo anch'io. Scatto la foto. Sì, perché metteva sempre queste foto e c'era sempre cerotti al dito. Non so, non l'ho mai capito perché. Forse per aumentare. No, vabbè, non. 4.000 like. Fabio Volo me lo puppa. Ah, la figa di prima mi risponde: scusami, stavo lustrando le ciabatte di Fonseca. Vediamoci ora. Mostro gli addominali in camera ed esco di casa. Andiamo al bar. Indovinate cosa beviamo. Indovinate di cosa iniziamo a parlare. Indovinate che scarpe indossa. Adesso è arrivato il momento di citare gli universitari. Come va con l'uni? Una merda, devo sempre studiare. Così, quelli che guarderanno questo video diranno: c'ha ragione. Anch'io devo sempre studiare. Dopo 6 ore di chiacchiere interessanti su Instagram, selfie e Twitter, decido che è arrivato il momento di fotterla. Andiamo in mezzo al prato, lei mi abbassa le mutande, visualizza il mio pene e non risponde. Allora è proprio un vizio. Quindi mi accendo una sigaretta perché sono figo mentre fumo e socchiudo gli occhi e le faccio dire: è finita Franci, io vado con De Carli. Così. Madonna De Carli. Sì, le ragazze che guardano. Mamma mia, mi stanno risvegliando tutte le memorie sopite. In questo video diranno: poverino, cucciolino lui. E si innamoreranno di me. Chiamami scemo. E ora eccomi qui. Come De Carli ora parla di fantasmi? Ma in che senso? Parla di fantasmi? Cosa vuol dire? Sì, a camminare senza meta e con un cazzo di annaffiatoio addosso. Ma prima di... Cosa vuol dire parla di fantasmi? Dirvi la frase figa finale, mi accendo una sigaretta, bevo una Coca-Cola e faccio un primo piano sulle ciabatte di Fonseca. Perché la vita è come un iPhone. A volte ti senti al 100%, ma se rimani a fissare WhatsApp come un ritardato, in 20 minuti sei allo zero. Credo ci sia anche un mio commento da qualche parte.
Francesco Sole, che vabbè, diceva: mi sono divertito tantissimo a seguire questo video. Claudio Di Biagio. Io avevo scritto, se non erro, me lo dovrei ricordare ancora, avete vinto voi. Perché ero talmente divertito dalla cosa che non riuscivo più a criticarli, perché già in quel periodo non dicevo che, insomma, non mi piaceva quello che facevano, eccetera. Bellissimo. È stupendo questo video, raga. È incredibile. Faccio un giro e arrivo nel bagno, da Vai. dove vi piace passare, va bene?